Ragazzi, oggi ci caghiamo addosso a manettone, eh. Si chiama Disguise questo short film. C'è un mostro, sembra Momo, vi dico solo. Sto già cagando addosso, ho visto la miniatura, ve l'avrete vista anche voi. Però rimaniamo tutti insieme, ragazzi, non caghiamoci addosso. Tutti insieme, ognuno impedisce al vicino di cagarsi addosso, capito? Vedi, come loro, che lei si stava cagando addosso e ha detto a lui, oh, caghiamoci addosso insieme. Stanno tranquilli, non so cosa è successo, però speriamo che sia niente di male. Sarà il mostro. Magari è tranquillo il mostro, no? Ma io avrei acceso subito la luce. Brava. Un po' più di luce, però, un po' buia, Vabbè. Mi sta venendo a piangere per la paura, perché mi aspetto qualcosa di brutto. Oh, non caghiamoci addosso, ragazzi. Restiamo tutti uniti, Non voglio sentire Francesco, Giovannina, Susina, Giasmina, Saretta. Non caghiamoci addosso, fratelli e sorelle. Cosa ci fa quella botola là sul soffitto? È estremamente preoccupante. Perché c'è? Non l'aprire, no? Ma cosa fai? Ma sei stupida? Non è una buona idea. È notte, casomai ci metti una scala sotto che non si possa aprire e aspetti al domani, no? Oppure chiami anche l'altro tizio. In due almeno siete più forti. E non l'aprire. Sei tu, allora muori. Muori. Non è una buona idea. Madonna, nel buio, se scappa fuori qualche cosa mi cago addosso. Perché mi viene da piangere se mi cago addosso? Non ha senso. Vabbè. Oh, palesemente pieno di mostri. Brava. Ottima idea. Potevi prendere qualsiasi cosa. Una mazza, una torcia e basta. Vabbè, almeno vedi. Dai. Ma non andare. Tanto se c'è una cosa brutta, questi si sopravvalutano. Sei in ciabatte. Se c'è una cosa brutta non puoi manco scappare. Sei stupido, almeno dici mi prendo un mazzocco, un martello. Non lo so, no? Una spranga di ferro. Se c'è un mostro, lo meno, no? Cioè, no? Mamma mia, poi ma che cazzo tenete lì in soffitta? È bruttissimo. Voi siete scemi. Cioè, avete le bambole terrificanti. La pala della neve va bene per picchiare il mostro, Se becco un mostro nella mia soffitta, si deve spaventare lui. Orca miseria, mi gira le palle. Magari sono pure nervoso quel momento. Lo bastono, Però io non ci andrei così. Almeno mi preparo prima. Ma poi che luce avete in questa casa? Che non si illuminano niente. Sono raschiante. Chi è che raschia? Questi due? Quale dei due? Uno dei due. Rumore di pollo. Chi è che fa rumore di pollo nella mia soffitta? Il pollo? Strano, non dovrebbe attivarsi a caso quel pollo, Ma comunque la soffitta è abbastanza bassa, quindi il mostro non può essere così grande, no? Era il pollo. Oppure quel manichino imbecille. Quello si assomiglia un po' al mostro, Però secondo me non è quello. Secondo me il mostro è peggio. È bellino. No, è il momento che mo ci becchiamo un jumpscare, ve lo dico subito, iniziate a prepararvi, perché... Eccolo. Ascolta, sai cosa devi fare quando fanno così i mostri? Tu non vedi quello che c'è lì, no? Ma tu ti butti a calcio volante, capito? Wata! Così. Senza vedere nulla, quello che c'è, non è importante, ma magari è tua nonna. Ah! Sti scricchioli. No, è quello lì, guarda come si è incriccato. Vai adesso, è il tuo momento, ora o mai più. Calcio volante. Attack. Unne. Mossa del drago nascente. Vaffanculo. Mamma mia. Mamma mia, che brutto. Ma quella, smettila di guardare quella schifezza. Ma ce l'avevi messa te? Ma che dovrei comprare la bottega degli orrori di zio Giuseppe? Madonna, è brutto. Oh, passata la paura, C'è cara che fa suoni dall'altra stanza, ma me cago addosso ancora di più. Oh, per favore, sto guardando le cose paurose io. Mo hai paura pure a scendere. Ti sei ingriccata, sorella. No, il manichino è sceso. Che brutto. Vai calcio volante adesso, ora mai più. Vada, dai, con la gomitata così. Ma che cosa hai preso? Ma cos'hai? Quello è morbido, è un remo di gomma. Prendi il martello.
Non è una buona idea. Col remo non... Te lo dico, non funziona. Devi prendere qualcosa di più pesante, duro, non lo so. Se no, calcio volante all'angelo! Pam! Poi potevi metterti delle scarpe militari, magari, no? Un giubbotto di quelli di pelle, capito? Che già il mostro si incuteva timore, capito? Così, se ti vedeva incazzato, tutto vestito bardato, con i pugni duri, la tomata, la tapo! E invece così ti vede che sei sguarnita, con le ciabatte, il remo in mano, la torcia di zio nonno, e allora ti, ovvio, ti maciulla. Cara, stai ferma che mi fai agitare, che sento che fai versi. Sta giocando, ma adesso ti devi mettere a giocare. Stai buona un attimo. Cosa hai sentito? Ti fa paura il mostro, il Badamburi lì. Vedo dei martelli, prendine uno. Invece di quel remo. Poi no, lo stai brandendo male. Perché se tu lo brandisci a così a fianco, non funziona, devi tenerlo davanti. Capito che è il caso. Glielo sbatti in testa. Adesso vai a volo d'angelo, ti butti sopra. Pah! Attack. No, sono comunque molto io non so voi, ma mi prende, voglio sapere come va a finire adesso. Sicuro lei muore, probabilmente anche lui muore, perché qua sono una famiglia di rimbambiti, quello non si è accorto di nulla. L'hai fatto arrabbiare. L'ha fatta arrabbiare. Ma è tutto paglioso. Ma da dove l'avete recuperato sta monnezza? È tutto smarrumullalo un po', svuotalo. È strano perché si era spostato, comunque. L'abbiamo visto tutti che prima era in un posto, poi si è spostato, si è pisciato addosso. Che cos'è? Ma che era? Ma che era lei? Sembrava lei, che le ha tirato, si è tirata una mazzata, non ho capito. Il mostro ha replicato le sue sembianze. Perché deve diventare difficile da capire? È una roba breve e paurosa. Dovrebbe essere solo breve e paurosa, non da capire. Chi è? Vabbè, abbiamo capito. Allora, praticamente non avevano budget per fare il mostro. Allora hanno detto, mettiamo che sei tu il mostro, capito? Perché il manichino ha preso le tue sembianze. Però io ho visto un mostro nella miniatura e mi aspettavo di... Come hai? È diventato... Non ho capito. Aveva una gemella demoniaca, non so. La tua vita era la mia. Ma che stiamo scoprendo? Te l'ho preso. Ma che sta a dire? Ma che sta... È diventato un... Una roba da... De storie dell'altra vita. L'ha pure mazzolata. Vabbè. Bruttissimo. Questo lo copriamo perché già abbiamo visto abbastanza. Non ho capito. Dov'è il mostro? Attenzione. C'è un... Il mostro! Hai visto? Quindi noi per tutto il tempo abbiamo visto il mostro! Che in realtà era lei... Che aveva preso il posto di quella vera! Hai capito? E andava a dormire col fidanzato, ma in realtà era un mostro! Questo è il... Avete capito? Ed è scappata adesso, una delle due, non si è capito chi, però... Infatti l'animazione si chiama Disguise, che vuol dire travestimento. Ah, vedi che tutti i nodi tornano al pettine. Ma mi è piaciuto tantissimo. Sono interessatissimo a quello che è successo. Bello. E lei ora dice, vabbè, ma chi delle due è scappata? Non ho capito chi delle due. Se è scappata quella vera o quella finta. Bello, comunque molto bello. Fatemi sapere se ne volete vedere altri. Per oggi è tutto e Lion out!